Dante conosce e ammira Giotto, al punto da considerarlo l'artista più affermato del suo tempo. Il ritratto giottesco di Dante al Bargello parrebbe confermare l'incontro e la conoscenza diretta tra i due protagonisti della cultura trecentesca. Nel Giudizio Universale della Cappella degli Scrovegni di Padova, città visitata da Dante negli anni dell'esilio, Giotto manifesta un generico influsso dantesco, anche se le sue raffigurazioni fanno riferimento più alle figurazioni ammonitrici medievali che specificamente alla Divina Commedia. Alcune scene e figure emblematiche nascono dall'immaginario che ha alimentato sia l'affresco che il poema, come l'atto di Lucifero che divora i dannati, i demoni che trascinano i laici e gli ecclesiastici all'inferno, i draghi e i serpenti che mordono le anime. Anche la disposizione dei beati e degli angeli nel paradiso della Cappella degli Scrovegni fa parte dell'immaginario a cui ha attinto la Divina Commedia. Dante, legato alla cultura feudale e cavalleresca, riconosce il successo dell'innovatore Giotto nella pittura, ma nell'undicesimo canto del Purgatorio mette in discussione il valore della fama mondana. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Nella terzina successiva, Dante prosegue la riflessione sulla transitorietà della gloria umana, passando dalla pittura alla letteratura, il campo in cui lui stesso insidierà il primato di Guido Cavalcanti. Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Nel rimprovero morale di Dante alla fama di Giotto si nasconde forse anche una vena polemica relativa alla vicenda della costruzione della Basilica Superiore di Assisi. Il dispendioso intervento dell'artista nel ciclo degli affreschi sulla vita di San Francesco aveva infatti contribuito a mettere in crisi il rigoroso ideale della povertà francescana, così amato e condiviso da Dante.